Fantastico, buscate per ritrovarti nel mio canale. Sono tornato, signore, nel secondo episodio di Outlast. Come vedrete dalla durata del video, oggi faremo una sessione veramente tanto lunga, ragazzi. Invito come sempre a lasciare un mi piace o un commento. Il primo episodio è andato alla grande, signori, non me l'aspettavo, quindi tanta roba. Andiamo sul continuo, ho voluto spegnere quella luce lì perché volevo creare un po' più di ambientazione. Spegnerle tutte non conviene, ragazzi, perché farebbe schifo, non mi si vedrebbe la faccia, verrebbe tutto pixelato. Quindi va bene così, raga. Spero che vi piaccia. Magari il prossimo episodio vi dico se piace a me. Tornerò come prima. Partiamo, forza. Ok, Dio ci ha inviato questa donna. E il nostro bomber pensa che sia proprio, stia proprio parlando della nostra Lynn. Togliete il bavaglio. Apri! Perché non mi fa aprire la porta? Di qua. Devo salvarti. Ma ok, prendiamo, giusto per prendere le foto. Sinceramente adesso, se vogliamo essere molto 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 veritieri, dovremmo andare un attimo più forte. No, invece è meglio di no. Forse è meglio di no. Ok. Oh oh. Holy shit. Datemi i vostri figli e le loro vite, vi salverò. Carpe abyssum atrum. Non so il latino, dovrebbe essere il latino. Qua sono tutte ste voci. Chiave prigione. Ad inferir per aspera. Oh my god. Holy shit. Raga, non c'è più il tizio. Ah no, forse nell'altra cella. Ma da dove cazzo? Da dove cazzo arriva sta voce? Ah, questo. Sì, ma raga, ma io, a me piacerebbe andare giù, però io ho paura di andare giù. Puttana maiala. Sti cazzi. Ti ascolto, quindi ti chiedo di offrirgli una cosa che spero non sia grave. Come temo, stamani, prima dell'alba, il leader dei suoi diaconi mi ha fatto una proposta molto ambigua. Dal suo atteggiamento ho intuito che si trattava di un'offerta segreta di natura sessuale. Poiché conosco male la sua reputazione, mi sono spaventato e non ho accettato il suo invito. Val si è rifiutato di fornire ulteriori spiegazioni e mi ha detto che ci sono luoghi nei nostri cuori inaccessibili anche a Papa Not. Papa Not. Anche se, ad essere sinceri, mi sembrava più interessato ad altre parti del mio corpo. Ho detto a Val che volevo pensarci su e gli ho chiesto di tornare questa sera. In verità, spero che Not possa inviare degli uomini di saldi principi a verificare in segreto se si tratta di blasfemia e tradimento. E poi fine prima che sia troppo tardi. Confido nell'aiuto di Papa perché sono molto spaventata. Ma che dovrei tornare su però? Sono qua. Oh! Non ho risparmiato alcun bambino. In modo sto. Ok, questo forse devo registrare? No, meglio di no. Qua non serve, c'è una bella luce. Questo qua siccome è Papa Not. Sto bloccato, devo andare su. Puoi nasconderti entrando in un armadio. Voci? No. Andiamo qua. Help me.
Dov'è che urla? È qua. Apri piano. No, è chiusa. Alright. Non si può aprire. Oli. Oli. Elin. Oh my god. Oh god damn it. Voglio saltare anch'io. Eccola. Oh god, Blake. Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. Hey. We have to run. There. Oh cazzo, scappa! Corri! Chiudi sta cazzo di videocamera. Lynn. Where are we going? Away from here. Anywhere but here. Sta andando da sole, raga. Come l'hanno impregnata, raga, sta qua. L'hanno messa incinta. I have to stop. I just I need. Oh god. Jesus Christ, Lynn. What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. It's okay. Ma... I'm here. We're gonna get out of here, okay? God. What did they do to you? I can't talk about it. Che, di che cosa? Please don't ask me. They're coming. They're coming. Our faith has been proven. The woman who came to Temple Gate this day from the outside world, brought with her the power. Raga, questa qua è indemoniata, mi sa. I don't know. He's insane. They're all fucking insane. È incinta. Please, Blake, I just want to get out of here. I'm pregnant. What the fuck is going on? I can't. Not now. Let's just get away from this place. Please. Okay. Ci vogliono uccidere. Ok. Bene. Oh oh. Stay back! Roger Gentile. Swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes. God, no! God, no! God wants the child. God wants the child. Get off me! Get off me! God wants the child. Lynn! No, you... No! You, no! You motherfuckers! Get off me! No! You leave her alone! Leave her alone! Cosa fanno? Lynn! Lynn! Fuck you! Yes, my love. Oh. We have mother. I think I'll see you again.
Oh, shit! Lynn! Oh, God. Lynn! Oh, mio Dio. Jesus. Jesus, God. Non è Lynn. Dove cazzo è Lynn? They called Lynn mother. It's not just a cult. It's two sides. Christians and something else. Sono andata dalla parte giusta? No. Credo di no. Ma dove cazzo è Lynn? Sono loro questi, eh. Raga, devo nascondermi. Oh merda. Ok. Ok, ok. Corri, corri, corri. Non so dove andà, però. Raga, non posso andare di qua. Quando si alza la musica, raga, devo correre. Correre forte. Questi no. Non posso assolutamente incontrarli questi. Ok, raga. Là ci sono i tizi. Dobbiamo stare molto attenti. Siamo sott'acqua, eh. Possiamo nasconderci sott'acqua combaciandoci. Ok, andiamo. Piano piano. Non posso ucciderli, vi ricordo. Adesso inizia la parte un po' più difficilotta. Sono dietro la roccia. Secondo me devo passare per di qua, raga. Non posso neanche. Vado pianissimo sott'acqua, raga. Oli. Ok, vai sotto, vai sotto, vai sotto, vai sotto. Mi hanno beccato in qualche modo. Mamma mia, se va piano sott'acqua. Mi hanno beccato? No, non penso, non credo, non credo, non credo. Oh oh, guardate raga, è qua, eh. Minchia, qua l'ho rischiato un tot. E qua dove devo andare? Di qua, raga, sì. Probabilmente sì. Cosa vuol dire quando c'è sta luce bianca? Siamo in una classe. No raga, questo è il pezzo in cui mi sono cagato addosso. Però so già che c'è, quindi non mi cagherò addosso. Non farò finta. Io non faccio mai finta. Music class. Oh, io sto registrando, eh. I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so mi dispiace so davvero, Jessica. Ve l'ho detto che sono this. Nelle... Si ricorda di cosa? Jessica. And Lynn. E Lynn. When we... Oh! Oh, fuck! Questo sono io, Jessica e Lynn. Here, I thought this couldn't get any worse. Avete capito, raga? Chiusa. Ok. Io lo spengo qua, sinceramente. E invece... andare di qua? Non posso. Bene. Ok.
Quello che cazzo è? Non mi dire che viene verso di me, eh? Ah, niente, io ci devo andare, raga, verso di lui. No! Porta aperta. Stiamo sempre attenti con le porte, raga. Non è sta batteria. Non so se ho spostato o meno. Oh oh. Una batteria. Telecomando. Ah no, serve solo per spostarlo, ok. Raga, devono aver fatto un lavorone. Questo gioco deve far cagare veramente tanto addosso, eh. C'è qualcosa qua, secondo me. Batteria. Cazzo, me ne danno un tot, forse perché è difficoltà normale. Ok, adoro sti giochi, raga. Ma non posso andare sulle scale. Bagno degli uomini. Ok, sapete che io nei bagni ho sempre avuto un po' di difficoltà, eh. Da Silent Hill in poi. E ci deve essere una batteria per forza. No. No. Beh, è inutile. È inutile sto bagno. Sì, è inutile. Alright. Vediamo quello delle donne, c'è un po' più utile. Non c'è fila, strano. Apri. Niente. Apri. Niente. Perché state cagando addosso, raga? State cagando addosso, eh. Bloccata. Qua c'era il tizio ed era venuto fuori da qua, mi sembra. Guardate anche gli zoom come sono fatti bene. Ogni cosa è nel dettaglio, raga. Ogni cosa è nel dettaglio. No, però io non mi voglio girare, raga. Io sto uscendo. È normale. Corro. Mi hanno aperto il cancello. Che ragazzo, se perde gli occhiali è un casino questo, eh. Questo è un cazzo. The outsider. No, so they killed you, didn't they? No. Not yet. Well, they'll do it if they find you out here. Come on. Un amico. Who are you? My name's Ethan. But I mean, Ethan. Are you one of them? And which side are you on? You mean why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep. Mamma mia. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got skull. Had to get cast out. Didn't complain with nah. Pressed himself with my Annalee. And she not but 15. I'm sorry. Oh dear. But when he said my grandson, baby, he put in her. Was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. Non è facile fare dei giochi del genere, raga. Un argomento un po' delicato. Bene, questo Ethan è nostro amico. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life.
You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant. Blonde hair, cut like a boy's. Yeah. Well, what do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Grazie, posso entrare? Get you inside. Ah! Okay. Oh, hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. That's... I should head down to the root cellar. I'll be down there. You can hide. Addirittura. You fixed up. Ma io mi posso fidare di questo, raga. It's alright. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Ma... Ah, io mi fido, raga. Ma non lo so, eh. Please, Blake. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and her up me. Not oh, questions man, even man. Now, other heretics at chapel. God will guide her. I ain't a heretic! Oh, jeez. You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny... Please just let me talk to Nob. Nowhere the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want just his let me blood. Talk to Nob. I can explain. God don't hear dead men. Cazzo. Be still. Take your penance. God loves you. God loves you. Get a mind to the devil. I hope you find your daughter. Ah, brutta storia. Povero Ethan. God, even though she... Thank you. Poverino. Ah, niente. Poverino Ethan. E per... non mi fidavo neanche, pensa. Guarda, non è raga, mi fa un tot paura. Mamma mia. Ok. Mi leggere qua. Che è vero che è andata a vivere con la madre e gli altri sifilitici. Le sue sofferenze erano atroci, le sue pieghe troppo dolorose per essere riesaminate. Io perché non avevo altra scelta. Devi sapere che non l'avrei mai fatto se ci fosse stata un'alternativa, perché amavo la ragazza più della mia vita di qualsiasi altra cosa. Non so perché, ma Papa Notte pensi che stia mentendo, ma devi convincerlo che è la verità. Dio ti ama. Tuo cugino Ethan. Ma niente, io mo esco, ma... penso che non ci sia nessuno. Ok, andiamo di qua. Ho notato che sembra più difficile nascondersi dai nemici, sto gioco. Dove devo andare? Andiamo di qua.
Lo sta attento alla batteria comunque. Questo rumore, raccogli. Ah no, qua ti posso nascondere. Ok, usciamo. Non c'era nessuno. Qua c'è un molo. Che è sto suono, madonna. Boh. Andiamo giù. Vediamo se è qua. Ok. C'è una vecchia. Ovviamente Gabo non fare come prima, dici. Sarà un amico. Non è un amico. The children of hell, but also the opportunity of our salvation. For God is great and not is his prophet, and not ransom us from the power of the grave. Not will redeem us from death. For even redemption cannot be in. Spero che non mi veda qua. Non mi vedi, vero? Mio Dio. Batteria. Ok, ma forse non c'era neanche bisogno. Forse dovevo semplicemente nascondermi qua. Dov'è che sta urlando questo? Dov'è che parlano questi? Qua di no. Qua no. C'è qualcuno qui? Oh mio Dio. Oh. Che schifo. Oh merda. Cazzo, i campi di grano, raga. Campi di grano. Qua mi sa che vi saluto. Sì, anche perché mezz'oretta di video va bene. Campi di grano, signore. Questo cosa vuol dire? Che ci cagheremo addosso oggi alle 18. Mi raccomando, oggi alle ore 18 faremo un altro entusiasmante episodio di Outlast 2. Signore, lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo nei prossimi video in questi giorni. Qui da Gabo di Square è tutto. Bella raga.